Ragazzi, in questo video giocheremo la finale di Champions contro il Chelsea. Mi raccomando, voglio 7000 mi piace per supportare al massimo questa serie. Fatemi sentire che ci siete anche qui per darci la forza in questa finale. Io vi lascio al video, buona visione, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è GiuEdraNessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati finalmente con un nuovo episodio, il numero 17, con la carina giocatore su FIFA 18. In questo video giocheremo tantissime partite perché finiremo tutta quanta la stagione. Quindi giocheremo 3 partite di campionato più la finale di Coppa Inglese contro l'Everton e la finale di Champions League contro il Chelsea. Dobbiamo assolutamente cercare di vincerle entrambe, possibilmente dando una maggiore importanza alla finale di Champions League. Il campionato ormai è praticamente quasi finito perché noi siamo titolari comunque. Però questa qui è la formazione 58 e l'Everton è a quota 70. Arrivare al sesto posto o arrivare al settimo posto non ci cambia assolutamente niente. Io sono anche abbastanza stanco, se non sbaglio. Andiamo a vedere la condizione fisica perché non voglio infortunarmi, ragazzi. Vi immaginate che colpo di scena giocare una partita inutile, infortunarsi e saltare le due finali? Sarebbe clamoroso. Io sono abbastanza stanco, quindi questa partita sinceramente non la voglio giocare. Penso che tutti quanti voi siate comunque d'accordo con me. Andiamo a skippare e simuliamo fino alla partita contro il Leicester, dove voglio esserci, perché contro il Leicester siamo al 100% e voglio usare questa partita per essere al 100%, una partita di allenamento per arrivare al massimo. Contro il West Ham abbiamo vinto 2-0, perfetto. Avanziamo a questo punto fino al giorno esatto e andiamo a giocare la partita contro il Leicester. Contro il Leicester voglio giocare e quindi andiamo in campo. Siamo al 100%, è una partita inutile, però voglio usare questa partita appunto, come ho detto prima, per rientrare in forma. Questa qui è la formazione e noi ragazzi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo nello stadio del Leicester, le squadre sono in campo e inizia adesso Leicester Liverpool. Yamat, Salah, Wijnaldum, prova ad avanzare, vieni vieni e guardami. Ok, ci giriamo bene di prima, allarghiamo per Emre Can, 1-2, guardami, ma perché mi ignorate? Coutinho adesso, ok, possiamo andare col destro. La parata di Schmeichel, palla sul palo. Inizia benissimo questo video. Palla sul palo e poi gli rimane lì. Bene, Vardy, raga dall'altro lato, continua a spingere Leicester, traversa piena. Mamma mia, che effetto strano che ha preso quel pallone. Pensavo che stesse uscendo. Recuperiamo palla, Wijnaldum è perfetta per noi. Allarghiamo dall'altro lato per Salah. Forza Salah che sei velocissimo. Brucialo, brucialo, bravissimo Salah. Fino in fondo, guardami indietro. Bravissimo, con destro la parata, Coutinho. 1-0 Liverpool, tutto regolare. Schmeichel mi aveva parato anche questa, per fortuna comunque che ci ha pensato Coutinho. 1-0. Attenzione qua, la Lana recupera, è buona per noi, ce la mettiamo sul destro, pallone dentro per Chamberlain. No, dai, ma ti ho fatto un passaggio stupendo. Uno deve proprio non avere i piedi per fare un tiro così. È ancora buona, Yamat, la Lana, guardami che ci sono. Volevo fare l'ultima azione, finisce qui comunque, non c'è più tempo. Vi ho fatto vedere solo le azioni principali e concludiamo questa partita con 8.4 di valutazione. Il migliore in campo però è il Coutinho che ha segnato il gol ovviamente. L'Arsenal ha perso 2-1 contro il Tottenham, quindi se tutto va bene siamo arrivati al sesto posto perché abbiamo vinto anche contro il West Ham prima. Avanziamo nel calendario perché c'è la partita contro il Watford che io non vado a giocare perché si gioca subito dopo 3 giorni e noi in 3 giorni non riusciamo a recuperare la forma fisica al 100%, quindi non voglio rischiare. E pareggiamo 2-2, ok, va benissimo così. Voglio vedere la classifica giusto per curiosità. E siamo arrivati al sesto posto, a più 2 sull'Arsenal, perfetto. Sesto o settimo posto, come ho detto prima, non fa differenza, però è comunque una posizione in più. Facciamo ancora una volta gli allenamenti e poi andiamo dritti dritti a giocare la prima finale di questo video, quella di Coppa contro l'Everton. Eccoci qua, ci siamo. La partita si sta avvicinando, 1° maggio 2019. Le finali vanno vinte. Questo qui è tridente titolare, Salah, Marcello, Coutinho. E la squadra Napoli trionfa in Europa League. Attenzione, grandissimo Sarri che è riuscito a portare a Napoli l'Europa League per la seconda volta nella sua storia, credo. Non lo so. Comunque, andiamo assolutamente a giocare questa partita contro l'Everton. Questa qui è la squadra, siamo tutti quanti al 100% e noi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo qui per giocare la finale. Dopo aver eliminato l'Arsenal in semifinale, siamo qui per affrontare l'Everton. Le squadre sono in campo e inizia
inizia adesso. Liverpool Everton. Emre Can, Salah, guardami Salah. Ok, perfetta, ci giriamo in qualche modo, poi lo scarico per Salah dall'altro lato. È perfetta Salah, fin in fondo, dietro, basso, col sinistro, deviato. Era bello però, bella azione, mi sei piaciuto Salah. Calcio d'angolo, vediamo di fare il nostro solito movimento sul primo palo, attenzione. Era arrivato Lovren e c'è la parata di Pickford. Ci siamo ancora noi, Robertson, guardami Robertson che ci sono. Perfetta, così la volevo, incrociamo Pickford, cosa ha preso, poi Salah non ci arriva. Bel tiro però, bel tiro, molto potente. Peccato che forse era un po' troppo centrale. È entrato anche Lallana al posto di Milner. Allontana via Emre Can, ma non riusciamo a recuperare noi. Niente, una è rimasta a terra. Barkley, occhio, stiamo attenti. Barkley, traversa piena. Mamma mia ragazzi, brivido per noi. Calma, Lallana per Salah. Guardami che ci sono, Salah, guardami, guardami. Ok, perfetta, ce la mettiamo in qualche modo sul destro. Possiamo avanzare, fino in fondo. Il tocco sotto, oh, traversa piena. Non ci credo, no. Ragazzi, ho visto il portiere che ha fatto quei due passi, non ci ho pensato su due volte e ho provato a fare il pallonetto. Rispondiamo alla traversa dell'Everton. Marcos attacca l'Everton. Occhio, Vietto, stiamo attenti. Vietto, le finte, se la mette sul destro. Dai che lì, dai che lì. Bravissimo Emre Can. E possiamo andare così. Dai che sono sbilanciati Coutinho. Allarghiamo perfettamente per Coutinho. Vai tu. No. Cosa ha fischiato? No, mi spiegate cosa ha fischiato adesso? Fallo di Coutinho? Forse di Chamberlain? Non lo so, ma boh. È ancora buona comunque. Lallana, sbrigati. Ok, è perfetta. Appoggiamo di prima per Ariz. Ma cosa fai? Cosa fai? Finisce qua. Abbiamo i giocatori che non hanno i piedi, squadra. 0-0, tempi supplementari. 5 tiri a 2, 2 traverse a testa. Ragazzi, io non posso consumare tutte le forze. Dopo c'è la Champions League. Robertson diventa buona per noi. Ce la mettiamo sul sinistro. Poi appoggiamo dentro, ok, è perfetta. Girati bene, allarga per Chamberlain. Guardami, uno contro uno col mancino. Cosa ho sbagliato? Cosa ho sbagliato? Cosa ho sbagliato? Coutinho, Coutinho indietro. È perfetta, cosa ha fischiato? Fuori gioco di Coutinho? Boh, mi sono mangiato il gol qua, mi sono mangiato il gol proprio. Lallana, due di recupero. Robertson, guardami, di prima. È perfetta, la finta ce la mettiamo sul sinistro, poi ancora sul destro. Qualcuno che si faccia vedere, palla dentro, il rimpallo. Siamo fortunati col sinistro, no, potevo passarla. C'era Coutinho da solo. Ma perché devo avere sempre le partite sulla coscienza io? Perché? Calcio d'angolo, Chamberlain battuto malissimo. Vediamo se c'è tempo. Lallana, prova a rimetterla dentro. Sbrigati però, sbrigati. Il cross è in fuorigioco. C'è tutta la squadra. C'era tutta la squadra lì, proprio a quello in fuorigioco dovevi passarla. E finisce qui, calci di rigore. Ragazzi, io su questa carriera qui veramente faccio fatica a battere i calci di rigore. Ne ho battuti 3 e ne ho sbagliati 2. Uno segnato. Lallana, mamma mia Lallana, da prendere a schiaffi Lallana. Dai, occhio, vediamo un po'. Grandissimo Karius, l'aveva battuto bene. Almeno non sono l'unico a non saperli battere. Dai, mettiamola così. Chamberlain col destro e dai. Oh, riusciamo a farne uno? Uno solo. Williams contro Karius, centrale, centrale. Ha capito tutto Williams, ha detto qua nessuno li sa battere, io vado facile facile. E ha segnato. Coutinho, occhio Coutinho, dentro. Che fortuna Coutinho, mamma mia. Io sono l'ultimo secondo me, George col mancino. E dai, buttati. Vado io. Mamma mia ragazzi, mamma mia, dove vado? Vado a sinistra, vado a destra. A destra, una bella botta. A destra, non ci credo. No ragazzi, no. Cioè no, ma non è possibile, è una maledizione con questi calci di rigore, cioè. Dai, è 50 e 50, destro sinistra, mamma mia. Ti prego Karius, ti prego Karius. Karius, ok, grande Vietto, grande, grande. Mamma mia, bisogna segnare adesso, bisogna segnare per forza. Wijnaldum, per favore Wijnaldum. Niente, è finita. Abbiamo perso ragazzi, abbiamo perso anche per colpa nostra, perché tante occasioni buttate. Sul finale potevo passarla a Coutinho e invece ho tirato. Niente da fare. Peccato per quella traversa colpita col pallonetto, perché lì l'azione era bella. Comunque facciamo allenamenti. Adesso andiamo a giocare alla finale di Champions League. E speriamo che non ci siano i calci di rigore, perché ragazzi, cioè, è fortuna. 50 e 50 non significa saperli battere o no. I rigori è a fortuna. Poi se uno lo butta fuori, allora sì. Però quando devi scegliere destra o sinistra, lì è tutta fortuna. Il tridente è quello lì, Salah, Marcello, Coutinho. E andiamo a giocare contro il Chelsea. 8 giugno 2019. È la prima finale di Champions League che faccio in una carriera giocatore, se non sbaglio.
adesso un vuoto di memoria, però non mi ricordo nessun'altra finale di Champions. Questa qui comunque è la squadra e noi ragazzi ci vediamo in campo. È incredibile comunque che su 4 rigori ne ho sbagliati 3. Cioè non so se ci rendiamo conto, mamma mia. Comunque siamo qui ragazzi all'Olympian Stadium, finale tutta inglese, Liverpool-Chelsea, e inizia adesso appunto Liverpool-Chelsea. Attacca il Chelsea, Kanté dall'altro lato per Hazard, Karius, primo squillo del Chelsea con Hazard. Attenzione qua, vinciamo un rimpallo e possiamo ripartire. Allarghiamo dall'altro lato per Salah, guardami indietro Salah, che stai facendo? Guardami adesso. Ok, ce la mettiamo sul sinistro, proviamo dalla distanza, Kanté in qualche modo, è ancora buona Salah, palla dentro per noi, è passata, col mancino, ancora David Luiz. Ci stanno murando tutti i tiri, Coutinho, Wijnaldum, prova a passare, fallo, ok, netto. Ci va Coutinho, da lì si mette dentro, potreste anche tirare, il cross, Florenzi, in mezza rovesciata in calcio d'angolo. Facciamo il nostro solito movimento, vediamo se questa volta ci viene bene, andiamo di testa, Courtois, tiro mediocre, ma cosa? Come facevo a fare meglio da lì di testa? Attacca il Chelsea con Kanté, occhio, Van Kingel, vediamo se riusciamo a recuperarla. Arbitro, io ti vengo a prendere a casa, te lo dico. David Luiz, stiamo attenti con un bel tiro, David Luiz, allarga per Van Kingel, per Florenzi, Florenzi col destro, 1-0 Chelsea, 1-0 Chelsea su quel calcio di punizione che non c'era. E proprio Florenzi ci è andato a segnare, gli unici due italiani in campo. E ci facciamo male a vicenda, Florenzi. Possesso palla del Chelsea, ragazzi, non riusciamo a recuperarla, guardate lì, riescono anche a tirare da una posizione strana, piazzamento mediocre. Io sto cercando di darvi una mano, ma non riusciamo più a recuperare palla. Guardate lì anche sul rilancio, va di nuovo a loro. 9 minuti ragazzi, 9 minuti, non ce la facciamo questa volta. Questa volta mi sa che non ce la facciamo. Abbiamo battuto eroicamente il Manchester United in semifinale, però mi sa che questa volta è finita. 84esimo, Wijnaldum, allarga dall'altro lato per Coutinho. Vediamo se c'è tempo. C'è tempo, c'è tempo, c'è tempo. Appoggiamo dentro per Matip. 1-2, guardami! Vedi il fondo! Non ci credo! No! No, mamma mia ragazzi, cosa ho sbagliato? Non ci voglio credere ragazzi, non ci voglio credere. È un incubo, è un incubo. Occhio, Morata! E vabbè. Finisce qua ragazzi. La nostra avventura in Champions League finisce qua. Marcello, appoggiamo per Chamberlain, cosa fai Chamberlain? Cosa fai? E l'arbitro fischia la fine della partita. Esplode lo stadio, esplodono i tifosi del Chelsea. E il Chelsea può festeggiare la Champions League. Non vedo neanche i festeggiamenti. Peccato per quell'occasione del finale, perché c'è il rimpianto ragazzi, c'è il rimpianto. Purtroppo non si può vincere sempre. Abbiamo passato il turno con lo United segnando un gol all'85esimo nei tempi regolari e poi un gol al 115esimo, mi sembra, non mi ricordo. Però prima o poi la nostra avventura doveva finire. Un gol anche ai tempi supplementari contro lo Sporting. Siamo andati avanti sempre a fatica, sempre giusto giusto, e purtroppo abbiamo sbagliato l'ultima partita. Io ragazzi voglio cambiare squadra. Colpo di scena, voglio cambiare squadra perché voglio vincere la Champions League. Non so per quanti anni continuerò ancora questa carriera, quindi io mi metto sulla lista dei trasferimenti. Lo faccio subito adesso, vado sulle mie azioni e richiedo il trasferimento. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Voglio cambiare squadra perché, come ho detto prima, voglio vincere la Champions League. Volevo fare un sondaggio, in caso di vittoria della Champions avevo in mente di fare un sondaggio, però visto che la Champions League non l'abbiamo vinta e visto che l'anno prossimo non giocheremo neanche l'Europa League, io opterei per il cambio di squadra. Anche se il Chelsea ragazzi ha vinto la Champions, quindi in teoria il Chelsea vincendo la Champions si qualifica per la prossima Champions League. Ma visto che il Chelsea ha concluso tra le prime due, anzi ha vinto la Premier il Chelsea, noi forse possiamo giocarla perché siamo arrivati in finale. Questo non lo so. Io comunque vi lascio con questo dubbio. Noi ci vediamo con un prossimo video che spero di caricare subito nei prossimi giorni, in cui al 90% cambieremo squadra, ovviamente se ci arriva la squadra giusta. Mi raccomando, arriviamo a 8000 mi piace per supportare al massimo questa serie. Purtroppo non si può vincere sempre, il calcio è così. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!